in occasione della festa della mamma. Per il bene che mi vuoi. Sosteniamo l'Associazione Siciliana Lotta alle Leucemie e Tumori dell'Infanzia. Hai dato a me. Hai racchiuso in cuore ogni affanno, ogni dolore, solo il tuo sorriso hai dischiuso per me. Grazie perché mi hai donato la vita. Per te c'era solo il dolore. Ora il mio cuore ti dice: mamma, grazie per il tuo amore. Se domani non sarò vicino a te, resterà il tuo amore, una luce in fondo al cuore. Sarò vicino a te, resterà il tuo amore, una luce in fondo al cuore, una luce in fondo al cuore. Contribuisci anche tu. Graziella Plumeri, l'associazione ASLITI, Associazione Siciliana. Leucemie e tumori dell'infanzia. Ecco, quando nasce e quali sono le finalità? Allora, questa associazione nasce circa 30 anni fa da genitori aventi bimbi colpiti da tumore. È un'associazione benefica che ha lo scopo di fare delle opere, dei progetti, delle case alloggio, delle vacanze, tutte per i genitori e i familiari dei bambini colpiti da queste brutte malattie. È un'associazione no profit e si mantiene facendo delle piccole, come dire, tipo per la festa della mamma. Adesso hanno creato queste belle lattine contenenti dei cioccolatini, il cui contributo minimo serve proprio a far mantenere queste case alloggio, oppure a far avere in ospedale ciò di cui i bambini necessitano, o dei semplici giochini, o anche se c'è bisogno di qualche attrezzo, della qualsiasi cosa che magari la sanità non può subito far avere. Con i fondocassa che si realizzano, si accumulano, si cerca di far andare avanti qualche progetto. Quindi ci sono giornate dedicate alla promozione dell'associazione
quando io leggo qui in ospedale come a casa, cosa significa? Significa che i bambini vengono trattati, o anche i genitori, come a casa, cercano di fare pesare meno il peso della malattia, diciamo, con dei giochi, con degli spettacoli, e anche per le mamme avere il momento del caffè come se fossero a casa con delle amiche. E questo anche grazie ai volontari, ai dottori, tutto, perché là dentro si è proprio una famiglia. È come una famiglia, non fanno pesare, non, a volte non sembra neanche di essere in un ospedale, talmente l'ambiente è così familiare, grazie a questa associazione. Da quale anno, da quando fa parte? Allora, io faccio, dal 2015 faccio parte di questa associazione, essendo colpita in prima persona, ho avuto la bambina, che abbiamo purtroppo passato anche noi questo percorso un po' particolare, e dal 2015 ormai la mia vita, la mia beneficenza va tutta a questa associazione, sempre solo a sostegno dell'Asliti. E devo dire che in paese, a Villalba, tutti i cittadini, anzi sono loro stessi a venire da me a dirmi: Graziella, c'è qualcosa che possiamo fare per questa associazione? E adesso per la festa della mamma c'è qualcosa che possiamo fare? E quindi io dico quello che c'è da fare per Natale, per Pasqua e per la festa della mamma. Questa è la prima volta per la festa della mamma, veramente, perché essendo Pasqua vicina non volevo io, magari ognuno alle sue spese, alle sue cose, però sono stati i miei paesani stessi, i miei concittadini a dirmi se c'era qualcosa in programma che volevano partecipare. E non solo, adesso a Vallelunga il 12 maggio, proprio in occasione della festa della mamma, la Misericordia di Vallelunga Pratameno faranno la vendita in piazza riguardo queste bellissime lattine, con un contributo minimo di 10 euro. Si farà felice la mamma. Quindi festa della mamma, sì, il 13 maggio, e a Vallelunga i volontari della Misericordia promuoveranno, ecco, per sostenere l'associazione Asliti, liberi di crescere, padiglione 17C, piano terra, ospedale civico di Palermo. E poi il bel pensiero che ha realizzato la nostra Ilde Vulpetti è questo: mamma, per la tua festa ho voluto regalare il tuo sorriso ai bambini curati presso il reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale civico di Palermo. Intanto i volontari della Misericordia di Vallelunga Pratameno promuoveranno l'iniziativa non il 13 maggio, ma anticiperanno al 12 maggio.